Sì, Roberta perché uscita. Cosa si augura che decida la commissione sui cosiddetti impresentabili? Ma la commissione fa il suo mestiere, io rispetterò quel che deciderà la commissione. Ha alle mani il nostro codice etico, il nostro statuto, le nostre regole e sono sicuro che farà per bene e mi rimetterò a lei. Grazie. Francantonio Genovese, Vladimiro Crisafulli, Angelo Capodicasa, Antonino Parepania. Questi cosa sono dei? Sono da candidare? Non le conosco, quindi non le so dare una risposta. Ma Francantonio Genovese c'è un conflitto di interessi grande. Come le ho detto, non li conosco, non ho studiato le carte e quindi non le so dare una risposta. Credo che ci sia una commissione, ha parlato con la commissione. Anche Floris Dalcais chiedeva a lei che è un candidabile. Dalcais non è la Corte Suprema degli Stati Uniti, è un mio collega. Sì, no, vabbè, ma infatti... Chiedeva una parola su questi incandidabili. Appunto, le ho appena risposto. Lei è già sicuro che siano incandidabili, non siano incandidabili, non glielo so dire. Antonio Papania ha praticamente patteggiato di fatto una condanna per un reato contro la pubblica amministrazione. Ho letto basta sapere questo o no? No, non mi basta sapere questo, vorrei saperne un po' di più. Se a lei le basta, non vorrei essere mai giudicato da uno come lei. No, noi non giudichiamo. Al momento questa cosa degli incandidabili comunque non la imbarazza. Ma non è questione che mi imbarazzi o non mi imbarazzi, siccome una materia che... Lei è informato su tutto? Lei sa tutto di tutto? No, però io non sono candidato, ad esempio, con Vladimiro Crisafulli, potrei essere imbarazzato. Lei cosa ne sa della BCE? Lei cosa ne sa di, che so io, del Fiscal Compact? E se io le venissi lì col microfono e le dico, scusi, cosa mi dice del Fiscal Compact? Avanti, lei che è un giornalista, cosa ne sa? Forza. Così. Beh, come sta facendo lei con me? No, io non sono un candidato, però io non sono candidato nel PD, che in questo momento, come tutti i giornali scrivono, c'è un problema di forse di opportunità tra candidabili e incandidabili. Le chiedono, le hanno chiesto anche direttamente, le ripeto, Floris Dalcais. Ma Floris Dalcais non è il padre eterno, è una persona qualsiasi che ha scritto un articolo nel campo di una, come dire, battaglia politica. Io parlo del caso Penati che conosco. Che conosce. Ecco, gli altri casi non li conosco, quindi siccome riguardano le persone, io non ho la sua facilità nel trattare le persone, capisce questo concetto? Se non lo capisce bisogna che lo capisca. La ringrazio, microfono. No, perdoni. Grasso è una persona competente in materia, chiedeteglielo a lui, vi darà una risposta. Cioè, no? Non le pare. Buon mi chiede della Lombardia, dove la conosco un po' di più. Grazie. Arrivederci.